backstage, prima di entrare in scena, c'era sempre qualche chitarra che era appoggiata lì. Parlo del 1970. Pensate che nel 71 Lucio portò il suo primo album e andò a Sanremo con 4 marzo 43, che poi fu l'inizio di tutta la storia. In quel backstage echeggiava questo, come posso chiamarlo, arpeggio, non so cosa, che mi entrò in testa, mi è rimasto dopo 55 anni ancora in testa. L'arpeggio era questo. Che Lucio mettesse questo inizio proprio come inizio, apertura di quel pezzo, perché proprio E allora ce la fai ascoltare stasera? te la faccio ascoltare. E poi dopo, però il Dimmi. punto fu che quando Lucio pubblicò la canzone, l'inizio non era questo. E ti ha fregato tutto il pezzo? Io invece amo proprio iniziarla, non farò tutta la canzone, giusto un accenno perché, come ripeto, è solo un aneddoto per ricordare Lucio Alfano negli anni fine 60, inizio 70. Noi abbiamo lavorato con lui dal 69 al 71, quando lui andò a Sanremo, quindi poi si pensò ad altre cose. E quindi faccio solo un accenno di questo pezzo e poi vi dico il finale. Lauro Attardi ci fa ascoltare La casa in riva al mare. Dalla sua cella lui vedeva solo il mare ed una casa bianca in mezzo a si affacciava Maria, è il nome che le dava. Alla mattina lei apriva la finestra e lui pensava: quella è casa mia, tu sarai la mia compagna. La libertà e sognò di andare via, via, via. È un anello di legno sulla mano di Maria. Gli anni sono passati, tutti gli anni insieme. Che ormai non vedo più, disse ancora la mia donna sei tu, e poi fu solo in mezzo a lui. Vengo da te Maria, vengo da te Maria, vengo da te Maria, vengo da te Maria. Prima di andare via, però. Prima di andare via, questa è un'altra canzone. No, non è un'altra canzone. Quando poi un bel giorno, seduto a casa alla televisione guardando il Festival di Sanremo, arrivò Lucio, il violino che faceva ta 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 ta, sentite un po' che usciva. Eccolo qua l'arpeggio, peggio Lucio. Ah, è uscito fuori. Grazie, grazie, Laura Tardi.
che è da sempre con noi al premio Paolo Donelli, ormai siamo alla 7ª edizione. Ti ricordi da prima? Grazie a tutti, ciao. Grazie, grazie Lauro, grazie.